Malpezzi, Capelli, Rabino. Chi non ha votato ancora? Mi pare che abbiano votato tutti. Stumpo. Ecco. Dichiaro chiusa la votazione. 95 favorevoli, 252 contrari, la Camera respinge. Adesso andiamo al Sibilia 3.1. Pareri contrari, Commissione e Governo. Alberto. 3.9, chiedo scusa. Il Sibilia 3.9. Alberti, prego. Per dichiarare voto favorevole. Grazie. Pesco. Presidente, il nostro scopo è quello di cercare di limitare la portata di questa ratifica. Sappiamo benissimo che non possiamo entrare nel merito perché è un accordo internazionale e quantomeno nel metodo di attuazione di questa ratifica cerchiamo di portare qualche modifica. Ma purtroppo questo Parlamento è sordo. È sordo perché le decisioni prese a livello europeo proprio non possono essere scalfite da questo Parlamento. Questo sembra quasi un dogma, ma in realtà no. Colleghi, no, non è così. Possiamo dire di no a una ratifica che ci va a impegnare in questo modo. Possiamo dire di no, stiamo regalando la nostra sovranità, l'ultimo scampolo che ci rimaneva di sovranità monetaria, la stiamo regalando a qualcun altro e sarà sempre peggio, grazie Presidente. La ringrazio. Collega Pini. Grazie Presidente, per sottoscrivere sia il Sibilia 3.9 che il Magno di Stefano 3.11. Grazie. Va bene, la ringrazio. Non ci sono altri interventi. Dichiaro aperta la votazione. Sibilia 3.9. Pareri contrari, Commissione, Governo e favorevole relatore di minoranza. Chi non riesce a votare? Fabbri. Chi altro? Di Battista che ha votato, Fabbri ancora non riesce a votare, vediamo. Occhiuto anche, non riesce a votare. Qualcun altro? Non mi pare. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 92 favorevoli, 247 contrari, la Camera respinge. Battelli 3.10, pareri contrari, Commissione Villarosa. Per dichiarare voto favorevole a questo emendamento, grazie. Grazie.